dagli Atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli Apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucce e barelle perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Buongiorno. Abbiamo celebrato la settimana scorsa la Pasqua, abbiamo contemplato il crocifisso risorto e abbiamo anche notato come di fronte al crocifisso tutti siano praticamente scomparsi dalla scena. Soltanto alcune donne di lontano guardavano il crocifisso. Poi l'avvenimento della risurrezione, che è avvenimento ma di cui ovviamente non abbiamo testimoni se non un messaggio. E il messaggio è quello di andare in Galilea per ricominciare la storia. Ebbene, noi su questo sfondo oggi incontriamo un testo nelle tre letture proposte che ci rimanda alla vita delle prime comunità cristiane. È il cosiddetto terzo sommario che ci racconta un po' come la prima comunità viveva e come la gente reagiva di fronte alla proposta. Credo che valga la pena tenere presente che sono tre i cosiddetti sommari, no? Quel genere letterario che fa sì che in poche parole si dica in maniera quasi emblematico che cosa facevano i primi cristiani. Nel primo sommario noi leggiamo che i cristiani si ritrovavano e la prima cosa che facevano era l'ascolto della parola. E questo è un dato da non perdere mai. Il risorto è risorto, ma serve che qualcuno racconti tutta la storia di Gesù di Nazareth dal suo ministero fino alla risurrezione. Ebbene, al primo posto la parola, poi la seconda è la vita comune che non va idealizzata ma che ci vieta di pensare a un cristianesimo stile io me la guardo con Dio e ognuno pensi a se stesso, brutale ma molto spesso questo avviene. La terza cosa che è importante notare è che è vero che l'Eucaristia è un punto centrale, però è anche vero che viene dopo la parola di Dio, per cui è importante su questo sfondo collocare anche il testo che verrà o che è stato letto o che verrà letto in tante comunità. E qual è, cosa dice questo testo? Che molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. È una parola efficace, quello che gli apostoli raccontano non è una storia non efficace. Ancora una volta la fiducia nella parola deve portarci a capire che c'è un primato della parola che fa sì che anche le cose accadano, gli avvenimenti accadano tra la gente. E poi tutti erano soliti stare nel portico di Salomone, nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. È interessante questo aspetto. Gli apostoli fanno e dicono e c'è una prima risposta del popolo, che è una risposta qui detta in termini di esaltazione. In fondo il popolo sembra ritrovarsi in quello che gli apostoli raccontano. E poi una osservazione importante. Sempre più venivano aggiunti credenti al Signore. Ecco, qui credo che occorrerebbe una seria riflessione sul modo con cui facciamo l'annuncio, e cioè è il Signore, è Dio che aggrega alla comunità del risorto quelli che entrano a far parte nella comunità.
le nostre tecniche dovrebbero in qualche maniera rientrare in questa logica, che è la logica che Gesù di Nazareth ha vissuto, una proposta, non una imposizione. E poi vedere come la gente ha talmente fiducia in questi che mettono gli ammalati anche in posizioni per cui basta che l'ombra di Pietro li possa avvolgere, così essi saranno guariti. Se abbiamo un minimo di frequentazione del Vangelo di Luca, ci accorgiamo che questi sommari richiamano pari pari il modo con cui la gente si accostava a Gesù di Nazareth. E questa è un'altra affermazione importante. Nella comunità di Gerusalemme, nelle prime comunità, la certezza che la Chiesa va avanti, che la comunità va avanti, se è fedele a quello che Gesù di Nazareth ha fatto e ha detto. Tant'è che ricalcano l'agire degli Apostoli sulla falsariga del modo con cui Gesù di Nazareth ha vissuto e ha agito. Credo che da questa seconda domenica dovremmo, a mio parere, riportare qualche provocazione. Quale centralità ha la parola? È una centralità di ascolto? È una centralità che fa sì che la gente senta questa storia, che la coinvolga? Ho la sensazione che molto spesso ci siano più le nostre storie che raccontiamo e non la storia di Gesù di Nazareth. E poi lo stile di vita comunitario. Non basta che io mi rapporti al mio Dio, che io mi rapporti a quanto credo, ma ci deve essere una condivisione comunitaria. Condivisione che è condivisione di contenuti, ma soprattutto di vita. E ultima provocazione, troppo spesso noi siamo qui a difendere giustamente i valori cristiani, ma i valori cristiani, se non impattano con la storia di persone concrete, di volti concreti, sono valori che rimangono per aria, diventano ideologia e non sono certamente la storia di Gesù.